been through. You should understand me like I understand you. Now girl, I know the difference between right and wrong. Ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, don't get so excited when I come home a little late at night, 'cause we only act like children when we argue, fuss and fight. If you don't know me by now, you will never, never, never know me. No, you won't. If you don't know me by now, know me. Ooh. We all got our funny moves. I've got mine, woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together, or we might as well say goodbye. What good is a love affair when you can't see eye to eye? If you don't know me by now, amici carissimi del Tino e dell'Erminia Carugati, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per il nostro tutorial del venerdì. Oh, avete sentito che bel brano, eh? Un brano che andava in voga alla fine degli anni 80, è un brano del 1989 dei Simply Red. If You Don't Know Me By Now. Cosa vuol dire Erminia? Che è un nome che mi fa impazzire, talmente a lungo. Significato? Traduzione? Se a tutt'oggi non hai imparato a conoscermi, non mi conoscerai mai. Beh, del resto prima o poi bisogna conoscere una persona. È vero Erminia? Bene, allora, Simply Red. Questo è un gruppo britannico sorto nella prima metà degli anni 80 e che è stato insieme per 25 anni circa, quindi arriviamo al 2009, rimasero sciolti per un po', poi nel 2014 ci fu un reprise del gruppo e sono quindi, possiamo dire, ancora in attività, ma è logico che il grosso del loro successo riguarda gli anni 80 e i 90, dove veramente sfornarono un successo dietro l'altro, Musica soul dance, possiamo definirla così, molto ballabile quindi, e in quegli anni veramente i brani dei Simply Red e del loro frontman, soprattutto Mick Hucknall, si sentivano veramente dovunque. C'è un proverbio milanese che dice che il più se buon di Rus la trasso pa in del pus. Traduco per i non milanesi: il migliore, il più buono dei rossi ha buttato suo padre nel pozzo. I proverbi vanno presi per quello che sono, intendiamoci bene, perché io non me ne guardo bene di avere qualcosa contro le persone che hanno i capelli rossi, ma ci mancherebbe altro. Però questo recita il proverbio. Perché lo vado a citare? Beh, Simply Red, sappiamo che il nome di questo gruppo deriva proprio da Mick Hucknall, il loro frontman, che aveva appunto la capigliatura rossa, e a riprova che una certa veridicità c'è in questo proverbio, si narra che questo Mick Hucknall fosse un bel personaggino, carattere forte, piuttosto autoritario. Non per niente la band, nel corso dei 25 anni di vita, ha cambiato una marea di componenti, tanto che non me li sono nemmeno letti, perché sarebbe stato inutile. Veramente lui aveva questo carattere per cui... Fera di bal, ecco, detto con un giro di parole, ci metteva poco a liquidare i suoi musicisti. Hanno venduto un sacco di dischi in quegli anni, questi Simply Red, credo che siamo intorno ai 55 milioni, una cosa di questo genere, ma magari ricordo male, potrebbero essere anche di più, perché appunto i brani di successo furono molti, e tra questi abbiamo scelto questa canzone, che direi di andare a vedere. Non ho altro da dire su questa band. Eccoci alla tastiera. Il brano è in si bemolle, non ha modulazioni, non è un brano difficile, le armonie sono veramente... sì, no, una modulazione c'è, e anzi è una modulazione funzionale al brano, non va a ripetere, in pratica la modulazione si svolge durante quello che potremmo chiamare il ponte del brano. Ha una particolarità questo brano, che è in un tempo composto, cioè in 6 ottavi, e ha dei BPM bassissimi. Io non ricordo di un'altra canzone così lenta come questa, If You Don't Know Me By Now. Devo leggere il titolo perché assolutamente non me lo ricordo. Andiamo a mettere quelli che sono i BPM del brano, che sono 32. Veramente una cosa pazzesca. Anzi, se qualcuno di voi conosce brani più lenti di questo, me lo scriva nei commenti. Questa è la ritmica. No, ecco qua. Sentite che lentezza. 1, 2, 1, 2. 6 ottavi che potrebbero anche... Il brano, io ho guardato un po' su internet e l'ho trovato con questo tipo di ritmica, ma potrebbe essere anche un 12 ottavi. È chiaro che è un ritmo, essendo un ritmo composto, questo adesso lo rimetto, questo 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiaro che il ritmo è appunto terzinato, estremamente lento, ma la terzinatura del brano la dobbiamo rendere. E avete visto che non è cosa impossibile, perché io ho suonato, a parte l'inserimento di un tamburello che mi andava a sottolineare in pratica il secondo movimento della misura, come farebbe una batteria, no? Tum, pa, tutum, pa, quel pa l'abbiamo fatto con il tamburello. Ritmo molto lento, dicevo 6 ottavi, ma avete visto che comunque anche con il solo pianoforte, dosando chiaramente in modo corretto le ritmiche che andiamo a realizzare, si può ottenere, e il ritmo sta in piedi, il brano sta in piedi lo stesso. Allora, dicevo si bemolle, tonalità. Cosa sto facendo? Perché sto sbagliando questo la semidiminuito? Rifaccio. La semidiminuito è il settimo grado di questa armonizzazione di si bemolle. Ritroveremo questi accordi logicamente, ma il brano poi modulerà appunto in re bemolle, e quindi qui la questione cambia, nel senso che ci troveremo accordi che vengono armonizzati sul centro tonale di re bemolle. Allora, diciamo che facciamo un giretto e poi ci fermiamo. Sei pronta, Erminia? Vado? Fatta la strofa, che sono 4 accordi, adesso ci sarà in pratica, sì, lo possiamo chiamare, sì, in ponte, in pratica. La strofa è composta da queste armonie, si bemolle, possiamo prenderlo con la nona che ci sta bene. Andiamo sul terzo grado minore, quindi un re minore settima. Ora l'accordo a seguire sarà mi bemolle, ma lo facciamo precedere dalla sua nona che è il fa, e lo suoneremo anche quando mettiamo giù l'accordo di mi bemolle in battere. Andremo quindi a suonare questo mi bemolle, diventerà minore, terzo grado minore, derivante quindi no, qui eravamo sul quarto grado, il mi bemolle, ma si trasforma in minore e quindi deriva dall'interscambio modale di si bemolle proprio con il re bemolle. Lo suoniamo sesta questo mi bemolle, non solo, ma nella versione originale, e quindi così l'abbiamo fatta, questo mi bemolle minore sesta, si bemolle, do, mi bemolle, ha il sol bemolle, cioè la sua terza al basso. Mettiamolo questo fa di passaggio al sol bemolle, viene ripetuta, no, la prima volta una volta sola, anzi diciamo che c'è una intro di solo pianoforte che fa esattamente quello che ho fatto, entra la voce che ripete quello che queste 4 armonie, e quindi eccoci a proseguire. Erminia, sei pronta? Sì. 1, 2, 4. All the things that we've been through, you should understand me like I understand you. Now girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break our happy home. Oh, don't get so excited when I come home a little late at night, cause we only had like children when we argue, fuss and fight. You don't know me by now. Fermiamoci pure, Erminia. Ho detto una stupidaggine perché all'inizio c'è proprio l'inciso, viene fatto l'inciso, e quindi la strofa è quella che siamo andati a suonare adesso, unitamente al ponte che appunto prevede una modulazione. Carugati, sarà la quarantena che mi sta rendendo un po' rebambito. Devo dire che posso comprendere che anche voi stiate sull'orlo di una piccola crisi di nervi, o quantomeno, adesso senza esagerare, perché... però certamente questo coronavirus ci sta mettendo alla prova, perché va bene, uno può avere anche una casa bella, confortevole, avere una splendida donna come l'Erminia a fianco a sé, quant'altro, ma poi insomma uscire di casa, voglio dire, invece ci sono controlli, sappiamo com'è la situazione in questo momento, siamo il 18 di marzo e chissà per quanto ne avremo. Quindi non mi sorprendo che qualcuno di voi, io per primo, vada anche un attimino fuori di cervello. Quindi ritorniamo a If You Don't Know Me By Now, per vedere che quella che ho suonato all'inizio era appunto l'inciso. Il brano in pratica comincia con l'inciso e poi c'è quest'altra Strofa. Questo movimento si andrà a ripetere 2 volte, quindi analizziamolo subito. È ancora un si bemolle e come prima lo possiamo prendere con la nona aggiunta. Fa, do, re, basso di si bemolle. E possiamo chiudere alla termine del movimento. Quindi re minore settima come prima. Ripetiamo ancora questo mi bemolle con questa sottolineatura della nona. Pa, 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 pa. Non andremo più in mi bemolle minore sesta, ma su un fa che prendiamo così, fa undicesima, quindi non so, una triade di mi bemolle. Gli vado ad aggiungere anche il fa, perché di questo di Tino qua non so cosa farmene, è lì a far niente, allora gli faccio suonare un fa anche a lui. Attenzione però, che questo fa undicesima è spezzato in 2. Poi andremo a fare questo. In pratica possiamo tenere fermo il nostro fa con il pollice e suonare la, si bemolle, do, re. E il re lo prendiamo già così, fa, do, re, in modo che è anch'esso un si bemolle con la nona aggiunta. Il basso, la sinistra, fa. Fa, sol, la, si bemolle, così. Ripetiamo. Da, 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 re minore settima, da, 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 mi bemolle, fa undicesima e questa progressione che la seconda volta ci vedrà appunto modulare direttamente a schiaffo ed è strano perché questo fa fa dominante, dovrebbe riportarci a si bemolle, invece come spesso dico gli accordi dominanti hanno la prevalentemente portano a risolvere sul 4° grado della propria scala, il fa porterebbe a si bemolle, invece Hucknall va in re bemolle, quindi la tonalità parallela del nostro si bemolle. Cioè parallela del si bemolle è il si bemolle minore. Chiaro che si bemolle minore è figlio di re bemolle. E qui andremo a suonare, io direi, un re bemolle ad 9. Quindi un sol bemolle settima maggiore. Queste sono le note si bemolle, re bemolle, fa. Quindi un mi bemolle minore settima, eccole qua, tutti i tasti neri, è uno dei pochi accordi che ci vede costretti a mettere dita corte sui tasti neri, perché solo di tasti neri parliamo. Mi bemolle al basso, si bemolle, re bemolle, sol bemolle, e questo accordo ci porterà dove? Su un fa, dove andremo a fare questo. Quindi per bicordi partiamo da sol si bemolle, scendiamo alla fa, torniamo su, quindi la do, si bemolle, re, do mi bemolle e chiudiamo con re fa che unitamente a si bemolle e fa e basso di si bemolle ci fa ritornare a cantare quello che erroneamente ho detto che era la strofa, invece è l'inciso. E che allora rifacciamo questa ultima modulazione. Oh, don't get so excited when I come home a little late at night, cause we only act like children when we argue, fuss and fight. If you don't know me by now, you will never, never, never know me. If you don't know me by now, you will never, never, never know me. Ecco, il brano in pratica si conclude qui, se vogliamo. Adesso io ci ho aggiunto la doppia voce per arricchire un attimino, perché solo pianoforte Nel videolino naturalmente le voci sono fatte dalle Hermin Sisters, che sono corse in soccorso, sì, in aiuto, perché proprio il brano è molto corale nell'inciso. Non ho già più niente da dire su questo brano, perché a livello di armonia è tutto qui. Adesso si andrà a ripetere. Ecco, c'è da dire che l'inciso la prima volta viene cantato una volta sola, quindi c'è una seconda volta in cui viene cantato due volte e va a chiudere il brano, e noi lo eseguiamo tre volte, così come fanno i Simply Red. Rifacciamo quindi ancora una volta. Andiamo avanti. Sì, andiamo, io sì. They're all got our funny moves. I've got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together, or we might as well say goodbye. What good is a love affair when you can't see eye to eye? If you don't know me by now, if you don't know me, you will never, never, never know me. Ooh, if you won't know me by now, you will never, 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 never know me. If you don't know me by now, you will never, never, never know me. Ecco, dopo aver eseguito tre volte questo inciso, il brano si ferma stranamente sul quarto grado minore, su questo mi bemolle minore sesta, che come dicevo prima andiamo però a prendere con la terza al basso. Possiamo fare un arpeggio o comunque fermarci, l'importante è che ci fermiamo su questo accordo preso, dicevo, con la terza al basso. È ovvio che abbiamo detto tutto a livello armonico, il brano è tutto qui. A livello ritmico, che cosa possiamo dire? Beh, è chiaro che vi ho fatto sentire come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. È la scansione di questi 32 bpm, visti in chiave di 6 ottavi. Ma noi non possiamo tenere la canzone così. Perché sarebbe una cosa estremamente monotona. E quante volte l'ho detto, lo ridico anche oggi. Svuotiamo. Svuotiamo. La protagonista è l'Erminia in questo caso, è chi canta o uno strumento solista, quindi è sufficiente dare meno appoggi, certo fermo restando che dobbiamo fare capire che stiamo parlando di un tempo composto, di un tempo di 6 ottavi. Quindi così. Ecco, questo deve essere fatto in modo più veloce, in pratica dobbiamo suonare a livello di sedicesimi. Sentite come si sente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vedete qui? Nulla mi vieta, eppur essendo in un tempo composto e così lento, di metterci qualche arpeggio. Saranno sedicesimi, chiaramente. Ecco che il brano è tutto qui, finisce qui e basta, direi che non c'è più niente da dire su questo bel brano. Ne abbiamo potuto sceglierne tanti altri dei Simply Red, perché ne hanno fatti veramente tanti, ma sono prevalentemente brani dance difficili da riprodurre con il solo pianoforte. Sappiamo che col pianoforte facciamo quello che vogliamo, però per cercare di rendere il più possibile vicino quello che realizziamo suonando e cantando all'originale, ci siamo affidati a questo brano che senz'altro è più confacente ad essere suonato con il solo pianoforte. Bene. È tutto, amici carissimi, cercate di stare bene, uscite poco di casa, almeno questo ci dicono di fare, finché riusciamo stiamo in casa. Poi sono convinto, Erminia, che un giorno la gente ci avrà i maroni, che escono tutti per stare, si abbracciano, si baciano, il coronavirus che si estenderà a tutto il mondo. Ma cosa bisogna fare del resto? Insomma, è un bel momento, non si può neanche pensare di stare in casa tutta la vita. Va bene, con questa considerazione filosofica vi lascio, vi lasciamo, ci diamo l'appuntamento venerdì prossimo, senz'altro. Grazie, a presto con il Tino Carugati.